Buonasera cari amici, vi saluto tutti caramente e in particolare ti ringrazio te che stai seguendo questa diretta o la stai guardando registrata e se ritieni che l'argomento sia utile ad amici e parenti, condividila. Chi siamo? Siamo un'associazione di promozione sociale con attività prevalente di organizzazione pellegrinaggi a carattere religioso. Io sono Angela. E mi occupo in particolare di sviluppare e mantenere rapporti con le varie parrocchie, sacerdoti, comunità e testimoni legati a Medjugorje. Ed è per questo che questa sera voglio in particolare parlarvi veramente di un sacerdote che è nel cuore di tutti, Padre Joso. Proprio grazie a questi contatti che legano l'Italia a Medjugorje, mi è stato proposto di raggiungere Padre Joso sull'isola di Badia, nel prossimo pellegrinaggio che faremo dal 24 al 28 giugno, e tra l'altro il 42esimo anniversario delle apparizioni. E quindi avremo questa grazia, questo dono. Ma prima di parlare di Padre Joso, iniziamo con una preghiera. Io prego di qua, voi pregate da casa insieme. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Leggiamo anche un messaggio e vediamo veramente come Maria parla ai cuori. E che cosa desidera dirci questa sera? Messaggio del 25 maggio 2015. Cari figli, anche oggi sono con voi e con gioia vi invito tutti, pregate e credete nella forza della preghiera. Aprite i vostri cuori, figlioli, affinché Dio vi colmi con il suo amore e voi sarete gioia per gli altri. La vostra testimonianza sarà forte e tutto ciò che fate sarà intrecciato alla tenerezza di Dio. Io sono con voi e prego per voi e per la vostra conversione fino a quando non metterete Dio al primo posto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bene, cari amici, chi è Padre Joso? Padre Joso è un francescano croato, appartenente all'ordine dei frati minori, profondamente legato a Medjugorje. È nato a Ussarici, che è un paesino dell'Erzegovina, il 19 marzo del 1941, che tra l'altro è la festività di San Giuseppe. Lui nasce in una famiglia contadina composta da 10 figli. Tra l'altro, sua sorella Fabiana è una suora francescana. E purtroppo due fratellini sono morti in tenera età, tra cui uno è annegato in un piccolo fiume proprio nel fiume che attraversa proprio il loro paesino dove abitava. E chi è Padre Joso? Padre Joso è il più infaticabile sostenitore delle apparizioni dei veggenti. Anche se in realtà inizialmente lui non credeva alle apparizioni perché pensava che fossero una macchinazione della milizia per screditare la Chiesa cattolica. Ma questa sua, chiamiamola, incredulità è durata poco, perché un giorno, mentre era in chiesa proprio che pregava per avere luce, ha sentito una voce che gli ha detto: esci e proteggi i miei ragazzi. Lui d'istinto è uscito, ha aperto il portone che tutti noi conosciamo bene della chiesa di San Giacomo, della parrocchia di San Giacomo, e in quel momento vede proprio i 6 ragazzi che fuggivano e gli venivano incontro. Istintivamente gli ha fatto segno di entrare in chiesa. Subito dopo sono passati gli uomini della milizia, gli hanno chiesto se avesse visto i ragazzi, lui ha detto sì, e loro hanno proseguito pensando di inseguirli. Tra l'altro si dice anche che lui abbia proprio visto la Madonna in una delle apparizioni e da quel momento, appunto, come ho detto prima, è diventato il più veramente il più grande sostenitore sia di Medjugorje che dei veggenti. Proprio per questa sua forza nel credere e nel portare a credere, il 17 agosto del 1981 è stato portato in carcere.
Con quale motivo? In realtà motivi reali non ce n'erano, semplicemente era l'odio per la fede cattolica da parte dei comunisti e la gelosia nei suoi confronti. Da lì è nata veramente una spietata persecuzione. Gli sono stati dati 3 anni e 6 mesi di carcere, ma grazie alle numerose lettere che sono arrivate al presidente della Jugoslavia, ma soprattutto lettere di italiani, quindi abbiamo questa gioia nel cuore, ecco, grazie a questa pressione che è stata fatta al presidente della Jugoslavia, i mesi di detenzione sono stati abbreviati a 18. Non che 18 mesi siano stati poca roba, perché lui è stato veramente duramente perseguitato, con veramente torturato. In carcere non gli è stato permesso di celebrare l'Eucarestia, né avere la Bibbia, nemmeno ricevere lettere e neanche visite. Tant'è che si era anche pensato che fosse morto, perché nessuno sapeva nulla di lui. A quel punto i veggenti si sono preoccupati e sono arrivati a chiedere alla Madonna notizie di Padre Ioso, perché non c'era altro modo. E la Santa Vergine disse loro: Padre Ioso è vivo e io ho cura di lui. In realtà ha veramente avuto cura, perché la mia guida del tempo, Eugenio Riccaldone, che è già nato al cielo, adesso è già nella gloria di Dio, ci raccontava, proprio perché lui sapeva da fonti vicine a tutta questa situazione, che molti carcerieri di Padre Ioso si sono addirittura convertiti, perché la cella era sempre illuminata giorno, anche la notte, seppur non fosse accesa la luce, e nessuna chiavistello riusciva a chiudere quella cella. In realtà la cella di Padre Ioso è sempre rimasta aperta. Dopo i 18 mesi di detenzione, comunque, di cui porta sulla pelle proprio le conseguenze, perché le torture che ha subito lo hanno molto provato nel fisico, gli è stata pure data la... lui non è mai più potuto tornare a Medjugorje, è stato esiliato. E lui questi esili lo sta facendo negli anni sia sull'isola di Badia sia a Zagabria. Ha scelto anche l'isola di Badia per motivi di salute, la necessità di riposo e di recupero, e anche per portare avanti i lavori della ricostruzione del monastero francescano proprio di quell'isola, che ha fatto veramente un lavoro eccezionale. E lui in una sua catechesi ha ricordato, Padre Ioso, in una sua catechesi, anzi in più catechesi, ha sempre detto che la Madonna diceva: io vi ho scelto, io vi ho invitati, ho bisogno di voi. E lui diceva sempre: dovete sapere che lei ha detto alla parrocchia: io ho scelto questa parrocchia, ma anche ha detto ai pellegrini: io ho scelto tutti voi. E quindi noi tutti dobbiamo capire che la Madonna ci sta chiamando, e noi semplicemente abbiamo, semplicemente, che poi non è semplicemente, ma è un modo di dire, perché in realtà è difficile, seppur nella gioia, abbiamo veramente la possibilità di rispondere a questa chiamata e poter ascoltare ciò che lei vuole da noi. Medjugorje non è una storia, non è una favola, è una realtà ed è una grazia per tutti noi. E noi abbiamo tanti bisogni diversi, ognuno di noi ha un dolore, una ferita, un desiderio, e la Madonna Maria è una madre piena di grazia. Lei è presente e può asciugare le nostre lacrime, consolare i nostri cuori, cambiare le nostre vite, convertire i nostri figli, cambiare i nostri matrimoni, le nostre famiglie. È per questo che noi abbiamo bisogno di Maria. E allora perché sono qui a parlarvi di Padre Ioso? Perché una settimana fa ho ricevuto questo dono, di questo invito ad andare sull'isola appunto di Badia nei giorni del nostro pellegrinaggio, come ho detto prima, che faremo dal 24 al 28 giugno, che è proprio il 42esimo anniversario delle apparizioni. E sull'isola di Badia ovviamente lui fa ubbidienza, non parlerà di Medjugorje, ma ci farà una catechesi, celebrerà la messa, e noi veramente potremo godere di questo immenso dono che vogliamo portare ad ognuno di voi. Certo, andare da Padre Ioso sull'isola di Badia non cambia il nostro pellegrinaggio, ma è sicuramente un valore aggiunto che vogliamo condividere con chi risponderà alla chiamata della Mamma Celeste.
Tra l'altro, in quei giorni di pellegrinaggio potremo concludere la novena che abitualmente la Veggente Maria, dove noi saremo ospiti a Magnificat, fa nei 9 giorni precedenti l'anniversario, andando ogni mattina presto sul Pobrodo, luogo dove tutti noi sappiamo, ma lo dico per chi magari ancora non lo sapesse, il Pobrodo è il luogo esatto dove è iniziato il meraviglioso percorso che la Mamma Celeste sta facendo da tutti questi anni, da tutti questi 42 anni per tutto il mondo. Quindi chi sente forte la chiamata nel cuore, abbiamo ancora pochi posti, ma ci sono, quindi se desiderate venire a Medjugorje con noi, in particolare in questo viaggio dove avremo questi doni, appunto, ripeto, Padre Iosua, il 42esimo anniversario, ecco, potete, non esitate a contattarmi, potete unirvi a noi, puoi unirti a noi. E inoltre concludo dandovi una meravigliosa notizia, perché una suora amica, un altro collegamento di cui la Madonna mi ha fatto dono, una suora di cui vi parlerò meglio in futuro, nei prossimi giorni mi farà dono, e io farò dono ad ognuno di voi, di registrazioni inedite di catechesi che Padre Iosua ha fatto in sua presenza mentre lei era lì. E quindi lei ha registrato questo patrimonio, e noi potremo ascoltare quello che Padre Iosua ha detto. Questo è un dono di inestimabile valore per la nostra fede, che condividerò con gioia con ognuno di voi direttamente da questa pagina Facebook, ma vi aggiornerò quando inizieremo e come. Vi chiedo solo di condividere appunto queste informazioni, così in tanti amici potranno godere di questi doni, non ho altra parola, quindi scusatemi se mi ripeto, ma veramente sono doni. Vi chiedo ancora, cari amici, di attivare le notifiche. Vi ricordo che domani è il Corpus Domini, anche se sarà festeggiato domenica, quindi uniti nella preghiera, ringraziamo Maria di tutto questo, concludendo questa diretta ancora con un'Ave Maria, e spero di vedervi, salutarvi tutti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È sempre una gioia condividere con voi i momenti, e sono felice per ogni momento che posso, con cui posso parlarvi. Ecco, grazie, ciao a tutti, buona serata.